Ciao Clovers, eccoci giunti al wrap up di agosto. Anche lo scorso mese ho letto tanto e credo che questo video diventerà lungo. Cercherò di essere sintetica se possibile, però non sempre sarà possibile perché le considerazioni da fare su alcuni libri sono molte. Ma se non ce la fate a rimanere con me tutto il tempo, giù in info box troverete, come al solito, il minutaggio delle varie recensioni. Il primo libro di cui vi vorrei parlare è Le 5 donne, la storia vera delle vittime di Jack lo Squartatore, di Ellie Reubenhold, edito per Neri Pozza, e questa è una novità di fine luglio. Non è un romanzo, ma è un saggio storico-biografico con tematica socio-culturale. Mi raccomando, questo non è un libro di true crime, qui l'autrice non vuole parlare di Jack lo Squartatore o ricostruire nei dettagli i suoi delitti, ma vuole raccontarci la storia di queste cinque donne che hanno avuto la sfortuna di imbattersi sul suo cammino. L'autrice a inizio libro spiega molto bene i suoi intenti. Riguardo alle cinque donne, infatti dice: "Questo libro è dedicato a loro, nella speranza di ascoltare un racconto chiaro delle loro vicissitudini e di restituire loro ciò che tanto brutalmente hanno perduto insieme alla vita, la dignità." Perché queste donne hanno perso la dignità? Perché è stata data poca importanza alle loro vite? Sono state liquidate come delle prostitute che, tradotto in gergo generico, è un po' come dire se la sono andata a cercare. Ma a parte il fatto che i delitti di Jack lo Squartatore non sono stati a sfondo sessuale e non vi è nemmeno una prova che almeno tre di queste donne abbiano mai praticato il mercimonio, e quindi non è per nulla corretto affermare certe cose. E poi, anche se lo avessero fatto, cosa cambia? La situazione femminile in Europa nel XIX secolo era davvero drammatica e una buona metà delle donne in stato di indigenza economica erano praticamente costrette a prostituirsi. Era la stessa società che tanto le criticava a non darle altra scelta che quello, come infatti viene spiegato anche benissimo in alcuni passaggi all'interno del libro. Nessuno in più di un secolo si era mai preso la briga di voler conoscere veramente queste cinque donne, di voler andare oltre alle apparenze. E tramite un accurato lavoro di ricostruzione storica, tramite censimenti e tramite registri di vario tipo, l'autrice è riuscita a ricostruire le loro vite e a raccontarle come in una biografia. Il lavoro svolto dall'autrice è stato immenso, io non riesco neanche a immaginare come abbia fatto e quanto tempo ci sia voluto per mettere insieme tutte queste informazioni al fine di scrivere questo libro. Ma oltre alla biografia di queste donne, l'autrice ci offre uno spaccato veritiero e preciso anche di tutto il contesto storico del periodo vittoriano, rivolgendosi in particolar modo alla condizione femminile, dato che, come sempre, la disparità di genere regnava sovrana. Quindi, partendo dalla vita di queste donne, ci si allarga ad avere una vasta panoramica di com'era la vita in quegli anni e a quali difficoltà andavano incontro le donne. Se vi interessa l'argomento, la tematica è sviluppata davvero benissimo. Lo stile di scrittura è molto descrittivo, anche se comunque risulta sorprendentemente scorrevole, e quindi mi sento di dire che questo è stato in assoluto il saggio più scorrevole che abbia mai letto. E mi è piaciuto perché offre delle riflessioni molto valide sulla società dell'epoca, ma in modo più sottile anche sulla nostra società, perché anche nel nostro secolo vi è comunque la cattiva abitudine di mitizzare magari la figura dei cattivi e di minimizzare invece i reati verso una certa categoria di persone che, diciamo, la nostra società considera meno meritevoli. Vi leggo infatti un ultimo passaggio. "Etichettare le vittime come sono solo prostitute permette persino oggi di screditarle, sessualizzarle e disumanizzarle. Eleva la posizione dell'assassino a quella di personaggio e concede alle vittime il privilegio di essere state in intimità con uno degli uomini più famosi del mondo. A ben guardare, la storia di Jack lo Squartatore è il resoconto dell'odio profondo e duraturo che l'assassino nutriva nei confronti delle donne, e la nostra ossessione culturale per mitizzare non fa altro che normalizzare la misoginia che vi è insita. Le vittime di Jack lo Squartatore non sono mai state solo prostitute, erano figlie, mogli, madri, sorelle e amanti, erano donne, erano esseri umani, e questo in sé deve bastare. Per me questo libro, le 5 stelline su 5, se le merita tutte, sia per le tematiche che affronta, sia per la sincerità con cui le affronta e sia perché l'autrice ha avuto un'idea brillante e in controtendenza e ha saputo gestirla egregiamente. Poi, altro libro novità di luglio, sempre per la casa editrice Neri Pozza, Bardo dopo la tempesta di Kieran Millwood Hargrave.
Romanzo storico ambientato in una sperduta isola della Norvegia del Nord agli inizi del 1600, che narra di un episodio davvero brutto, davvero vergognoso accaduto in quell'isola. Si tratta di un romanzo con personaggi quindi di fantasia, però ispirato a una storia vera. In quegli anni l'intera Europa ha vissuto un periodo molto buio a causa del clima di superstizione, sospetto, oppressione e terrore anche, che la Chiesa cattolica seppe fomentare a proprio vantaggio, dando vita, tra le tante violenze e discriminazioni commesse, anche una, direi, ignobile caccia alle streghe, che in altre parole può essere tranquillamente definita una caccia alle donne. Donne comuni, donne normali, ma che per un motivo o per un altro furono vittime di una società ignorante e patriarcale e furono torturate ed uccise atrocemente in nome della religione. Ecco, in brevissima sintesi, questo libro parla di questa tematica, quindi non è un libro allegro, non è un libro spensierato, non è un libro scacciapensieri, ma è un libro che se vi stanno a cuore le tematiche di ingiustizia, sessismo e violenza sulle donne, vi farà arrabbiare tantissimo. A me ha fatto arrabbiare immensamente, però penso che sia necessario leggere di certi spaccati storici perché dal passato si possono imparare tante cose. In questo libro si viene catapultati in un'ambientazione rurale della fredda Norvegia del Nord. Inizialmente ci vuole un po' per entrare in sintonia con questa terra così remota e con i personaggi del libro. La narrazione è precisa, ma risulta un pochino asettica, forse per l'utilizzo del tempo presente anziché del più classico e confortevole passato remoto. Inizialmente la storia è introduttiva con un ritmo abbastanza lento, però poco a poco il ritmo si intensifica sempre di più. Nonostante lo stile di scrittura sembri apparentemente poco coinvolgente, mi sono stupita di come, senza neanche rendermene conto, mi stavo appassionando alla storia e ai suoi personaggi, a tal punto che nella seconda metà del libro mi risultava proprio difficile mettere da parte la lettura e soprattutto mi risultava difficile mettere a freno i battiti del cuore nell'attendere l'inevitabile. È stata una lettura intensa e dolorosa e molto precisa nel raccontare il periodo storico e le emozioni di impotenza e sopraffazione provate dai personaggi donna del libro. Donne completamente in balia della follia maschile e impotenti nell'ottenere giustizia. Il mio voto al romanzo è di 4 stelle su 5, mi è indubbiamente piaciuto, però il piccolo difetto che secondo me c'è sul finale è che la tematica della caccia alle streghe risulta fin troppo sbrigativa, mentre si focalizza maggiormente sulla storia d'amicizia e d'amore delle due protagoniste. E personalmente quella era una parentesi alla quale avrei dedicato meno tempo, ma per il resto è stato davvero un ottimo romanzo. Poi cambiamo totalmente genere e passiamo alla narrativa contemporanea con Last Days of California di Mary Miller, edito per Edizioni Clichy. Questo libro narra della storia di un viaggio on the road di una famiglia, padre, madre e due figli adolescenti che stanno attraversando in macchina gli Stati Uniti del Sud per recarsi in California. La narrazione è scritta dal punto di vista della figlia più piccola, un'adolescente di 15 anni, che come tutte le ragazze della sua età sta vivendo un momento difficile e delicato. In pratica la narrazione è composta da tutto ciò che accade in questi 4 giorni in maniera piuttosto dettagliata e da tutto quello che passa per la testa della protagonista. Pensieri a volte frammentari e senza una direzione specifica e considerazioni estemporanee sulla vita. È un libro piuttosto breve, ma andrebbe letto con calma, assaporando le frasi ad una ed interiorizzando bene le riflessioni della protagonista, perché in realtà questa è fondamentalmente una storia di normale routine, non bisogna aspettarsi chissà quale colpo di scena dalla trama, però con il giusto approccio diventa un libro introspettivo e piacevole. Un viaggio attraverso un'esistenza normale, però un'esistenza unica, come ogni esistenza sa essere. Come genere può essere categorizzato come romanzo di formazione young adult, dato che alla fine di questo viaggio la protagonista avrà acquisito nuove esperienze di vita. A parte le varie riflessioni della protagonista, non si può davvero fare a meno di notare che tutti i giorni, più volte al giorno, questa famiglia fa tappa a vari fast food. E questo l'ho trovato davvero molto rappresentativo dello stile di vita dell'americano medio. E come scritto anche nella quarta di copertina, ciascun giorno sulla strada una stanza che si ripete con leggere variazioni, ciascun giorno un inno a una catena di fast food. L'autrice ha voluto descrivere l'America del consumismo e delle multinazionali tutte
tutte uguali su tutto il territorio. La famiglia protagonista infatti attraversa vari stati, varie città, vari paesini, però troviamo sempre gli stessi fast food, sempre le stesse catene di negozi, sempre le stesse catene di hotel. Sembra di essere sempre davanti allo stesso scenario annichilente ed omologato. Se si riesce ad andare oltre alla superficie di una storia quasi immobile, nonostante il paradosso che sia in realtà una storia di viaggio e quindi sempre in movimento, si possono trovare vari spunti di riflessione interessantissimi. Però purtroppo come difetto ho trovato che finita la lettura molte sensazioni che avevo mentre leggevo sono scivolate via facilmente, fin troppo facilmente, questo magari è sintomo di una storia poco incisiva. Per questo motivo lo reputo un buon libro, ma non eccelso, e lo valuto 3 stelline e mezzo su 5, però vorrei leggere altro di questa autrice perché mi ha fatto comunque un'ottima impressione. Se vi interessano le letture dell'America contemporanea con le sue tantissime contraddizioni, questo romanzo potrebbe fare al caso vostro. Poi ho finalmente iniziato a conoscere Toni Morrison, autrice afroamericana, premio Nobel per la letteratura nel 1993, e ho deciso di partire dal suo libro L'occhio più azzurro, edito in edizioni Pickwick. Questa è un'opera d'esordio e l'autrice qui vuole dare una forte scossa ai lettori narrando della situazione in America degli afroamericani negli anni 40 del secolo scorso. È una storia drammatica dove il tipico sogno americano dei bianchi viene deformato e prende pieghe quasi grottesche raccontando degli avvenimenti che accadono nella vita dei personaggi di questo libro. C'è una storia principale narrata in prima persona dal punto di vista di una bambina di 12 anni e a questa si alternano dei capitoli scritti in terza persona che sono praticamente degli spin-off sul passato di altri personaggi. Quindi non è un romanzo lineare, però è più un collage di storie che ad un certo punto si ricongiungono. E all'inizio devo ammettere che a causa di questo sono andata un po' in confusione. Non ho gradito tantissimo questo espediente narrativo perché, benché originale, il risultato a mio avviso è stato caotico. Tuttavia, queste grandi parentesi non sono vane, perché servono a contestualizzare le azioni dei personaggi. I personaggi agiscono in un certo modo nel presente a causa di ciò che è successo nel loro passato. L'autrice ci tiene a mantenere la sua posizione assolutamente neutrale, a non condannare le azioni riprovevoli dei personaggi, perché il suo pensiero è che anche i carnefici a loro volta sono state vittime. In questo libro viene trattata molto bene la tematica del rifiuto che alcuni afroamericani hanno nei confronti delle loro stesse origini. E questo rifiuto viene simboleggiato dal desiderio di avere gli occhi azzurri, che viene visto un po' come lo status symbol della razza bianca. Ma poi, a parte questo, viene trattata anche la tematica della violenza su persone e animali, con qualche scena che devo ammettere di aver trovato disturbante, e ancora più disturbante viene trattata anche la tematica dell'incesto. Un libro quindi dalle tematiche molto forti, tematiche proibite. Purtroppo però c'è stato un qualcosa nella narrazione che non mi ha coinvolta abbastanza, forse proprio a causa dei momenti dispersivi, dei vari momenti dispersivi che ci sono nella narrazione. E per questo motivo giudico il libro 3 stelline e mezza su 5. È un libro coraggioso e dà il grandissimo potenziale, però alcune pecche stilistiche non me lo hanno fatto apprezzare appieno. Però trattandosi di un'opera prima è comunque perdonabilissimo e certamente leggerò altri libri di questa autrice. Poi ho letto La Ladra di Fragole di Joan Harris, edito per Garzanti. Questo è il quarto libro della serie di libri iniziata nel 1999 con Chocolat e proseguita poi con Le scarpe rosse nel 2007 e Il giardino delle pesche delle rose nel 2012. Sono tutti libri a loro modo autoconclusivi, ma che non possono essere letti in ordine diverso, quindi è possibile magari leggere il primo libro senza poi proseguire a leggere gli altri, oppure leggere i primi due libri o i primi tre libri e fermarsi lì. Però non è possibile, ad esempio, partire a leggere dal terzo libro o dal quarto libro. Per questo La Ladra di Fragole è da leggere soltanto se avete già letto gli altri tre libri precedenti. Appurato questo, io il primo libro della serie, Chocolat, lo avevo davvero amato. È stato un libro folgorazione, una storia magica, ma che conteneva anche problematiche reali, con un'ambientazione suggestivissima e con uno stile di scrittura che avevo trovato
superbo e a volte anche leggermente e piacevolmente ironico nel tessere le vicende dei vari personaggi. E devo dire che anche i due libri successivi mi erano piaciuti molto, anche se non esattamente ai livelli del primo libro, però erano state delle ottime e piacevolissime letture. Leggere La ladra di fragole dopo ben 8 anni dall'ultima pubblicazione mi ha fatto proprio percepire il passare del tempo, perché non è una di quelle serie in cui le ambientazioni e i personaggi sono sempre uguali e immutabili. Qui i personaggi crescono sia fisicamente che mentalmente con il passare del tempo e in questo caso i personaggi sono proprio invecchiati in base al tempo che è intercorso da un libro all'altro, cosa che rende questa serie davvero realistica, perché nonostante l'alone di magia sempre presente, questi libri hanno una storia che risulta davvero più convincente e realistica di tante altre storie senza elementi magici. Però nonostante le ottime premesse, in questo quarto libro ho percepito come una sorta di stanchezza nei personaggi principali soprattutto. Questo eco di stanchezza ha interessato un po', tutta la storia, perché in alcuni punti la storia mi è parsa un pochettino ripetitiva, sia perché ho notato un ripetersi di alcuni eventi che erano successi nei libri scorsi, e sia perché vi sono proprio un paio di pensieri che ossessionano la protagonista e che vengono ripetuti in maniera molto simile in varie parti del libro. Non so, io ho avuto come la sensazione di percepire la stanchezza dell'autrice che si rifletteva nella sua storia. Intendiamoci, come sempre è stata una lettura piacevole e scorrevole, i capitoli sono brevi e un capitolo tira l'altro e lo stile di scrittura, come sempre, è stato pulito e armonioso. È stata quindi un'esperienza molto gradevole ritrovare le ambientazioni del libro per l'ennesima volta, però a mio avviso questo libro risulta inferiore rispetto agli altri. Se Chocolat per me era stata una vera e propria rivelazione degna di 5 stelline su 5, La ladra di fragole l'ho trovato il libro meno convincente dell'intera quadrilogia e lo giudico 3 stelline e mezza su 5. Non so se ci sarà un ulteriore seguito, perché come al solito la storia ha una sua conclusione, ma potrebbe anche continuare. Però in tal caso io non saprei se leggerlo, perché onestamente a questo punto avrei paura di rovinare i bei ricordi dei libri passati. Poi, sempre per rimanere un po' nella tematica delle storie magiche, volevo parlarvi della mia rilettura de Il giardino segreto di Frances Burnett, che io ho appunto riletto in questa bellissima edizione illustrata e interattiva edita per l'Ippocampo. Parlando brevissimamente della storia, si tratta di un classico per ragazzi degli inizi del 1900, la storia di una ricca bambina viziata e scontrosa che, rimasta orfana, scopre per la prima volta l'amicizia, l'altruismo e la voglia di vivere, grazie anche al potere salvifico della natura, che è la tematica centrale di tutto il libro. È una storia davvero carinissima, che ha comunque una certa semplicità ed ingenuità nei risvolti della storia, che quindi non risulta una storia del tutto realistica, ma permeata da un po' di magia. È una storia che, se letta nella prospettiva di una fiaba, risulta una lettura davvero piacevole e non priva di saggezza e di insegnamenti importanti. Ma oltre alla storia, in questo caso il vero valore aggiunto è stato dato dalla bellissima, splendida edizione. Le immagini che arricchiscono il testo sono ovviamente bellissime. Ogni capitolo ha poi un'immagine introduttiva a tutta pagina. E poi all'inizio del capitolo vi è sempre un capolettera illustrato, oltre che poi, vabbè, tutte le altre varie decorazioni come i fiorellini che sono a decorare i numeri delle pagine. E poi ci sono anche dei bellissimi elementi interattivi che rendono l'esperienza di lettura piacevole non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti. E in proposito vi faccio vedere un brevissimo video di presentazione che avevo postato su TikTok. Sì, ho aperto un account TikTok da pochissimo, se mi volete seguire anche lì, questo è il mio nick. Nel TikTok vi avverto che non ci sarà la musica originale che ho messo sull'applicazione TikTok, perché mentre applicazioni come Instagram e TikTok permettono agli utenti di usufruire di brani musicali coperti da copyright, invece qui su YouTube i brani musicali coperti da copyright non si possono inserire nei video.
Certamente leggere Il giardino segreto in un'edizione normale, classica, con soltanto il testo, e leggere invece la stessa storia, però in questa edizione, fa davvero la differenza. Io che infatti avevo letto la prima volta Il giardino segreto in un'edizione normale, ho apprezzato maggiormente il libro in questa rilettura. Ma ero anche molto curiosa di sapere se, oltre all'indiscussa bellezza estetica di questa edizione, fosse anche valido il contenuto del libro e non soltanto l'estetica. E adesso che ho avuto modo di visionare in maniera approfondita il libro, vi dico che sì, anche i contenuti sono ottimi. Innanzitutto è un'edizione integrale, o almeno non c'è scritto che integrale, quindi se non è integrale proprio al 100%, io penso che lo sia almeno per un 98% perché la storia c'è tutta. Il fatto che sia un libro ricco di immagini non ha tolto nessuna scena alla storia e questo era un po' l'aspetto che maggiormente temevo. E poi la traduzione l'ho trovata davvero molto buona. Io non sono un'esperta di traduzioni, quindi prendete il mio giudizio come il normale giudizio di una normale lettrice. Però, siccome ho avuto modo di confrontare questa edizione con un'altra edizione, mi sono resa conto che questa traduzione è più moderna e anche più politicamente corretta nel riportare certe frasi che adesso, dopo più di un secolo, sarebbero potute risultare leggermente razziste. Ma in altri frangenti devo dire che la traduzione l'ho trovata addirittura più corrispondente all'originale, sempre però mantenendo la coerenza di una traduzione nuova e moderna. Senza nulla togliere al lavoro delle altre edizioni, che io poi non le ho potute vedere tutte perché ne ho vista soltanto una oltre a questa, mi sento comunque di dire che questa edizione è davvero ottima in qualsiasi aspetto e le 5 stelline su 5 se le merita tutte. Passiamo ora invece ad un romanzo molto controverso, Mani nude di Paola Barbato, edito in edizione Pickwick. Questo è il secondo libro pubblicato dall'autrice, dopo aver letto il suo esordio, Bilico, che aveva buoni spunti, ma non lo avevo trovato eccellente. L'ho anche recensito nel mio wrap-up di luglio, vi metto il link qui sopra nelle schedine. Sono invece rimasta sorpresa di scoprire che questo libro è completamente diverso, molto più maturo e con una storia davvero particolare ed avvincente. La tematica centrale del libro sono i combattimenti, che onestamente non è un argomento che mi affascina, anzi, non avrei mai pensato che un libro con queste tematiche mi sarebbe piaciuto. Ma invece la Barbato, con la sua scrittura scorrevole e con la sua storia davvero molto particolare, che si dipana in maniera imprevedibile in un vortice di violenza e crudeltà, ha fatto davvero centro nel mio animo nero da lettrice. Sì, vi avverto, ci vuole un animo da lettore davvero nero per apprezzare una storia come questa, perché è una storia di criminalità e violenza, il cinismo regna sovrano, le regole morali non esistono. È una storia durissima e spietata che ostenta la più completa indifferenza per la vita umana. Come genere non sarebbe giusto definirlo un thriller, secondo me è una crime fiction con risvolti pulp. Nonostante sia una storia davvero molto cruda e violenta, e quindi in ogni caso non la consiglierei mai a lettori particolarmente sensibili, ho comunque notato che non ci sono delle descrizioni molto dettagliate di queste violenze. L'autrice, da questo punto di vista, lascia spesso il lettore ad immaginarle certe scene e non a descriverle nei particolari. Quindi, a differenza di molti altri libri violenti che ho letto, questo per me è stato molto tollerabile. Certamente destabilizza per il cinismo e per la durezza delle tematiche, però le scene di violenza, seppur siano tante, non sono mai troppo approfondite. È una storia che mi ha catturata fin dalle primissime pagine. Entrare dentro questa storia è come entrare in un incubo senza fine, è come entrare dentro a un tunnel di depravazione, dove si scoprono sempre nuovi orrori e quando si pensa, si è convinti che peggio di così non ci possa essere nulla, succede invece qualcosa di peggio. Se devo dire un difetto di questo libro, dico che la parte centrale risulta un pochino ripetitiva, forse avrei sfoltito un pochino la storia, però arrivata a fine lettura sono stata ricompensata da un finale davvero pazzesco, un colpo di scena straordinario che a lettura finita mi ha fatto riflettere a lungo su come si siano svolte davvero le cose, perché quello che si dava quasi per scontato poi nelle ultime due pagine cambia radicalmente. Ecco, un finale così è stato davvero l'asso nella manica, è stato ciò che ha alzato il mio livello di apprezzamento davvero al massimo.
perché pensavo che avrei dato a questo libro una valutazione dalle 4 alle 4 stelline e mezza, però poi con l'ultima rivelazione il mio voto deve salire inevitabilmente, quindi io direi che il mio voto per questo libro oscilla tra le 4 stelline e mezza e le 5 stelline. Dai, diciamo 5, perché in definitiva il massimo dei voti ci sta tutto. È stata una storia ottima, appassionante e con un finale imprevedibile. Cosa voler di più? Passiamo infine all'unico graphic novel letto ad agosto, La rosa più rossa si schiude di Liv Strömquist, edito Fandango. Ero curiosissima di leggere qualcosa di questa autrice perché è una fumettista molto conosciuta e molto amata. I suoi graphic novel più interessanti sono sicuramente I'm Every Woman e Il frutto della conoscenza, che sono incentrati sulla tematica femminile con tanti spunti femministi. Io non li ho ancora letti, però mi ispirano immensamente e conto di leggerli in futuro. Invece questo suo nuovo lavoro tratta di una tematica sicuramente più difficile, che è quella dell'amore. Perché nessun filosofo, poeta, romanziere o saggista è ancora riuscito nel corso dei secoli a definire e incasellare questo sentimento così complesso. L'autrice in questo graphic novel tenta di spiegare con tanta ironia perché l'innamoramento nel nostro secolo stia diventando un sentimento sempre più raro, a causa, pensa lei, della nostra propensione al narcisismo e al nutrimento del proprio ego. Ci sono alcune considerazioni iniziali davvero divertentissime, soprattutto quando viene preso come metro di paragone Leonardo DiCaprio e le sue tante fidanzate, ed è certamente un graphic novel piacevole, con tante teorie davvero acutissime e corrispondenti al reale, ma non mi sono sempre trovata d'accordo su tutto, in special modo quando viene fatta la distinzione tra i desideri degli uomini e i desideri delle donne, ho trovato che si generalizzasse decisamente un po' troppo. Poi alcune volte viene anche messo in dubbio che l'amore necessiti di reciprocità e anche qui io non sono d'accordo. Un rapporto d'amore non ricambiato può essere sì, nobile, bello, quanto vuoi, però io lo trovo infelice e dannoso e non ci trovo nulla di male a non desiderare un amore di questo tipo. Ecco che secondo me in quel determinato contesto lancia un po' il messaggio sbagliato. Però come vi dicevo, parlare d'amore, fare delle teorie e delle formule sull'innamoramento penso che sia la tematica più difficile in assoluto tra tutte le tematiche che potevano essere scelte. Ed è piuttosto normale non essere d'accordo con alcune delle tante ipotesi e esempi che questo graphic novel propone. Le tavole sono prevalentemente in bianco e nero e i disegni piuttosto semplici e stilizzati. Le tavole che mi sono piaciute di più sono quelle dedicate a Leonardo DiCaprio, ma anche quelle dedicate ad opere letterarie famose, come ad esempio Bundaberg, Anna Karenina, Il piccolo principe o anche al mito di Teseo e Arianna. Ci sono tanti riferimenti letterari interessanti e ho apprezzato molto il modo che ha l'autrice di esprimersi attraverso un mix di parole e disegni, citazioni e letteratura. Voto questo graphic novel 4 stelline su 5, è stata una lettura davvero carina e che apre la mente, anche se, come vi dicevo, non sono stata proprio d'accordo su tutto. E anche per oggi il mio wrap-up è terminato, queste sono tutte le mie letture di agosto, adesso metto giù la pila perché non ce la faccio più a tenerla, è davvero pesante, e noi ci vediamo presto con altri video librosi. Ciao ciao e alla prossima!